Dal campo Agostino di Bartolomei di Trigoria in Roma, ben ritrovati i vecchi cuori rossoneri all'ascolto e in visione da parte di Luca Brivio. Il rientro dalla sosta porta in dote un big match, una sfida difficile e stimolante. Benvenuti alla settima giornata del campionato di Primavera 1. Questa è Roma-Milan. Via! Si lotta in mezzo al campo, Magni due volte contro João Costa. Che torna su Cherubini, l'uno contro uno con Bakune. Cherubini, palla sul destro, tiro a girare, grande parata! La grande parata di Rever, prima vera occasione al minuto 24. E parata strepitosa di Noah Rever. Magni, bella la giocata per Bonomi, Milan che può puntare, Victor in mezzo per Zeroli, ma la spina può andare al tiro, lo fa con il sinistro! E la grande parata stavolta è di Marin. Clinton allarga il pallone per Magni, sempre molto largo. Prova il cross in mezzo, la palla che non arriva a Zeroli per poco, poi Scotti la mette giù bene, può andare al tiro, cross da lì e disimpegna la Roma con una certa fortuna. Altra occasione Milan al minuto 56. Victor dalla bandierina con il sinistro, colpo di testa, la palla sul palo! Milan sfortunatissimo, il colpo di testa che è finito sul palo al minuto 57. Andrà lui verso il centro dell'area di rigore, arcuato verso Golic di testa, tutto solo. Grande occasione anche per la Roma, ora piovono occasioni da gol da una parte e dall'altra. João Costa finta. Parte ora il cross di Mannini sul secondo palo, Golic, la smanacciata di Rever. È stato proprio Golic, ancora lui, a mettere in difficoltà la nostra difesa al minuto 68. Cuenca, la barriera della Roma, il mancino di Ugo che rimbalza e la palla che finisce fuori di pochissimo, fuori di poco. Dunque ratifica anche questa occasione uno 0-0 mai così divertente tirato tra Roma e Milan, punteggio che ci può stare anche se il Milan con il palo colpito nella ripresa e le occasioni costruite meritava ai punti probabilmente qualcosina di più. Da parte nostra è davvero tutto, un abbraccio, un saluto e sempre forza vecchio cuore rossonero.